Ben ritrovati amici di Best Tech, vi ricordate Guerre Stellari quando George Lucas faceva arrivare con un effetto speciale gli ologrammi che parlavano con i protagonisti? Bene, qualcosa di simile si sono inventati alla Microsoft. Infatti il numero uno dell'azienda di Redmond, Satya Nadella Obi Kenobi, ha presentato gli HoloLens. Cosa sono? Sono degli occhiali speciali che ci permettono di avere davanti agli occhi degli ologrammi che si possono anche toccare con le mani. Quali saranno gli impieghi di questo nuovo prodotto, di questo concept? Per esempio, la modellazione 3D. Si pensa per esempio a modellare una moto, a modellare un oggetto e poi le stampanti possono realizzarle. L'altra grandissima applicazione può essere quella dei tutorial. Abbiamo lontano qualcuno che ci insegna a fare qualcosa nella nostra casa, quindi nel mondo del bricolage oppure nel mondo del sogno, perché ci sono i videogiochi e poi ci sono i viaggi virtuali sul pianeta Marte. Ma andiamo a vedere un attimo come funziona. A hologram is made out of light, which ultimately allowed us to pour digital assets over the real world so that humans can essentially be entertained and be empowered to do things in brand new ways. The ability to draw with your hand or to take an asset, you know, an image and move it or scale it is a very natural way of interacting with it. Here's what you can do with holographic video. Here's what you can do with using your world as a game level. Here's what you can do with taking the power of 3D modeling and creation, and guess what? Pulling it out of a screen into real 3D and then sharing what you've created with others. That was science fiction, and now we're bringing it into science fact. They've been working on this for, you know, years, secretly. You need to have a bunch of obsessive people who see this as a meaningful part of their lives. Prodotto affascinante, ancora in fase di sviluppo, non sappiamo quando uscirà nel mercato, non sappiamo nemmeno un'ipotesi di prezzo. Sappiamo però che integrato con Skype, l'altro prodotto della Microsoft, potrebbe aprire nuove frontiere, perché avremo dall'altro lato una persona olografica con cui interloquire. Con questa speranza, con questa visione, io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata di Best Tech.